Ciao a tutti! Oggi cominciamo finalmente a parlare di animazione. Qualcosina lo avevamo già visto anche in una precedente lezione, però cominciamo a capire per davvero come funziona. Ho di nuovo aperto Blender in modalità 2D Animation e adesso procedo a realizzare un piccolo disegno che possiamo usare per la nostra animazione. Ho abbozzato una palla da basket. Questo materiale col quale ho disegnato l'abbozzo lo chiamo appunto abbozzo e adesso magari procedo a realizzare la parte a colori del mio disegno. Ho voluto realizzare questo disegno con un po' di tecniche diverse, così avete potuto vedere anche un piccolo ripasso. Ho utilizzato un po' i materiali, ho utilizzato il fill per il colore della palla e per esempio questo materiale dettagli l'ho fatto bianco, ma in realtà ho utilizzato il Vertex Color per disegnare questi dettagli. Adesso, se nascondo tutto, scopro che con il materiale Dots Stroke ho disegnato questi dettagli sulla palla, quindi sarà meglio che gli cambi nome, lo chiamo aerografo in questo momento, semplicemente perché è quello che è stato utilizzato con la Pencil Soft e quindi per forza utilizza questo materiale. Square Stroke non l'ho usato e lo posso tirar via. Adesso vedete, abbozzo conteneva il primo disegno iniziale e dopodiché ho ripassato le linee e sul livello fills ho poi realizzato tutto il resto con appunto questo aerografo, i dettagli e il colore della palla di fondo. Se vado a vedere nei layer, appunto, il livello lines contiene le linee e il livello fills contiene i riempimenti. Quindi ho utilizzato un po' tante delle cose che abbiamo visto finora per realizzare questo disegno. Come abbiamo scoperto, noi sappiamo che ci troviamo in un ambiente tridimensionale e quindi questo disegno in realtà è un oggetto che in Blender ha una sua posizione all'interno dello spazio tridimensionale. Ora, se esco dalla modalità Draw, come abbiamo visto con Ctrl Tab, vado in Object Mode, ecco che in Object Mode posso selezionare l'oggetto nella sua interezza, quindi non più per disegnare, ma per esempio per spostarlo. Gli cambio anche nome, visto che si chiama Stroke, magari premo F2 e lo chiamo Palla. Ecco, ora sulla scena ho la telecamera, la palla e nient'altro. Sapete in Blender che si può spostare un oggetto premendo la G e spostandolo da altre parti, lo si può ruotare premendo R e ruotandolo e scalare con la S. E se usiamo Alt R, Alt S e Alt G, annulliamo tutti questi spostamenti e lo riportiamo alle sue posizioni originali. Possiamo anche verificare tutte queste cose nel pannello di destra, quello che si apre con la N. Qui vedete item, qui mi riporta tutte le informazioni sull'oggetto. Per cui, per esempio, se io lo ridimensiono S e lo ridimensiono, vedete che i valori di scala cambiano. E se lo ridimensiono forzando il ridimensionamento su un asse solo, vediamo che cambia il valore del ridimensionamento sulle X. Quando lo ruoto, variano i valori di rotazione e quando lo spostano variano i valori di posizione e quindi per questo Alt G riporta 0 tutti questi, Alt R riporta 0 questi e Alt S riporta a 0 la scala. Ora, tutte queste dimensioni sono sempre riferite rispetto al centro dell'oggetto. Il nostro oggetto ha una forma grande e quindi quando intendiamo la sua location in 000, intendiamo la location del suo centro. Siccome quando noi in modalità 2D Animation cominciamo a disegnare, disegniamo su un oggetto Grease Pencil che si trova al centro della scena, e anche se io ho disegnato la palla leggermente di lato, scopro che effettivamente l'oggetto intero, disegno della mia palla ha un centro che continua a trovarsi qui ed è segnalato da questo punto arancione.
continua a trovarsi ovviamente al centro della scena. Ed è per quello che quando io, anche se torno nella visualizzazione della telecamera e premo R per ruotare, vedo che l'oggetto ruota attorno a questo centro di rotazione, perché questo è il centro dell'oggetto. Siccome io invece adesso ho disegnato una palla, probabilmente preferirei avere il centro del mio oggetto non più qui, ma al centro della palla. Un modo semplice per farlo, nel caso di un oggetto come questo che è abbastanza uniforme, è in modalità object fare tasto destro sull'oggetto e abbiamo una voce che si chiama Set Origin. E tra le varie opzioni abbiamo Origin to Geometry. Questo significa spostami l'origine, quindi il centro dell'oggetto, nello stesso luogo della geometria, cioè in pratica al centro di tutto quello che sono gli elementi del mio disegno. Quindi si è spostato effettivamente al centro della palla. Per capirci meglio, adesso annullo, torno nella telecamera. Se io tornassi con Ctrl Tab in modalità Draw e magari qua sul livello Lines con la penna e il materiale non colore palla, ma che ne so, il materiale linee, facessi una linea quassù. Me l'ha fatta di colore verde perché ha selezionato questo colore qua nella palette. Adesso, quando torno in Object Mode, il mio disegno comprende la palla e questa virgola quassù. Quindi, se io facessi la stessa cosa, tasto destro, Set Origin, Origin to Geometry, l'origine verrebbe spostata al centro di tutto quello che c'è, quindi compreso questo segno esterno. Ecco quindi spiegato cosa significa Origin to Geometry. Sposta l'origine al centro di tutto, di punto centrale calcolato sulla base di tutto quel che c'è disegnato. Torno nella modalità telecamera, torno in modalità Draw e con il tasto B vado a cancellare questo segno. Esco e torno in Object Mode. Tra l'altro notate anche che nella mia palla devo aver fatto un segnetto che esce leggermente e lo si nota qua nella selezione. Comunque adesso tasto destro, Origin to Geometry, ho il mio centro circa al centro della palla. Non è così importante, però semplicemente, cioè non è importante che sia il centro esatto, però ora se faccio ruota, la mia palla ruota in maniera più comoda da utilizzare. E anche quando faccio scala, scalo rispetto al centro e quando mi muovo, la posizione sarà quella del centro. Infatti notate adesso qui che il centro non è più alla posizione 0 perché siccome ho spostato la mia origine al centro del disegno, adesso la location è cambiata e si trova da un'altra parte. Quindi premendo Alt G ora va a 0 ed effettivamente trovo la palla esattamente al centro della mia scena. Questo è un po' per chiarire il fatto che la posizione di un oggetto nella sua interezza va interpretata come la posizione e la rotazione e la scala del centro dell'oggetto, dell'origine, come la chiama appunto Blender. Quest'origine può essere messa da qualsiasi parte. Io adesso l'ho messa al centro, vedremo che si può spostare da altre parti. Quindi adesso ho spostato l'origine al centro del mio oggetto e sarà tutto un po' più comodo. Tornato nella visualizzazione telecamera, andiamo a scoprire un pochettino come funziona l'animazione in Blender. Fermo restando che vi consiglio un corso base di Blender nel quale si possa prendere le basi dell'animazione, io comunque vi faccio vedere queste due cose. Nella modalità 2D Animation, queste sono due palette sottostanti la visualizzazione in 3D dove disegnare, ed entrambe queste palette hanno a che fare con l'animazione. La prima qua sopra è quello che si chiama Dope Sheet, mentre invece qua sotto con l'orologio c'è quella che si chiama timeline. La finestra della timeline è talmente sottile che è costituita da una riga sola. Guardate, allarghiamole un pochettino. Allarghiamo sia il dope sheet sia la timeline. Adesso, anzi, le allargo ancora di più e vediamo di capirle meglio. Come vedete, sono rappresentate da una linea. All'interno di queste finestre ricordate che valgono tutte le solite scorciatoie, soprattutto il tasto centrale. Guardate, se premo il tasto centrale qua sotto posso muovermi a destra e a sinistra. Ctrl il tasto centrale, zoomo.
Ctrl, tasto centrale, zoom anche qui e tasto centrale mi muovo. Ora possiamo vedere che c'è una zona di un grigio più chiaro che va da 1 a 250. Questa è la durata della mia animazione. E infatti qua è ripresa con start ed end da 1 a 250. E le proprietà dell'animazione sono elencate qui nella stessa palette nella quale avevamo cambiato la risoluzione. Quindi questa è la risoluzione dell'immagine e vi ricordate? Possiamo anche eventualmente cambiarla e la nostra immagine cambia di proporzioni. Adesso la rimetto dove era ed è la normale risoluzione Full HD. Però qui sotto c'è frame di partenza e frame di chiusura. I frame sono i fotogrammi, quindi da 1 a 250 ci sono 250 fotogrammi. E il frame rate, cioè la velocità di play, sono 24 fotogrammi per secondo. Quindi 250 fotogrammi durano poco più di 10 secondi. Se io voglio vedere la mia animazione, posso premere facilmente play qui e vedrò questa barra che si sposta e mi mostra l'animazione. È tutto fermo e quindi non c'è niente da mostrare. Tra l'altro, quassù posso notare i frame al secondo alla quale viene visualizzata la mia animazione, che sono poco più di 25, quindi rispetta tranquillamente questi 24 che sono scritti qua. Premo play, stop, pausa e in questo momento ho fermato l'animazione al fotogramma 57. E posso facilmente trascinare questa barretta in un punto qualsiasi. Se voglio tornare all'inizio, c'è questo tastino per tornare al primo fotogramma e questo me lo porta all'ultimo. Sulla tastiera, in qualsiasi momento, noi possiamo premere la freccia verso destra, che ci sposterà avanti nell'animazione, e la freccia verso sinistra, che ci sposta indietro. Maiuscolo sinistra ci porta al primo fotogramma, maiuscolo destra ci porta all'ultimo. E per quanto riguarda invece il play, potrebbe essere sul tasto spazio oppure sul tasto maiuscolo spazio, dipende da quello che avete scelto all'inizio. Allora, io ho impostato spazio come tools e quindi mi appare premendo spazio questa impostazione. Se voi invece avete scelto spazio come play, farà play. Nel mio caso devo fare maiuscolo spazio per fare play e pausa. Questa impostazione la trovate nelle preferenze. Qui alla voce key map, le preferenze base, vedete, spacebar action può essere play, tools o search. Nel mio caso ho scelto tools, voi potreste aver scelto play, allora in quel caso è semplicemente spazio per fare play. Comunque potete cambiarla in qualsiasi momento. Da qui. Come funziona l'animazione? L'animazione funziona per fotogrammi chiave, cioè non è necessario che io crei tutti i fotogrammi di tutti i momenti dell'animazione, posso semplicemente creare alcuni fotogrammi chiave importanti e Blender calcola quelli in mezzo. E ci sono, diciamo, due modi di animare. C'è l'animazione degli oggetti nella loro interezza. Quindi nel nostro caso la palla per così come l'abbiamo disegnata, come fosse un oggetto statico, però possiamo comunque animarla all'interno dello spazio tridimensionale, cioè animare queste proprietà di location, rotation e scale che abbiamo utilizzato. Questa modalità la si utilizza soprattutto nella timeline. C'è poi l'animazione, diciamo quella classica dei cartoni animati, quella l'animazione del disegno vero e proprio, che invece viene regolata qui all'interno del dope sheet, dove in effetti potete anche vedere che essendo qua selezionato Grease Pencil ed è il default se voi siete in modalità 2D Animation, qui vedete il layer del vostro disegno. Lines e Fills sono esattamente gli stessi layer che vedete qui. Quindi, tra l'altro, se voi gli cambiaste nome e quindi lo chiamate Linee e Riempimenti, vedreste nel dope sheet cambiare, adesso allargo un po' qui, vedreste cambiare questi nomi. Come vedete qua abbiamo l'opacità, quindi alcune di queste voci sono disponibili anche qui e sono le stesse. Ora vedete anche che qui c'è un rombo bianco. Il rombo è proprio la rappresentazione di un fotogramma chiave.
Per il momento noi non andremo a vedere questo tipo di animazione all'interno di Grease Pencil. Oggi vediamo l'animazione di un oggetto nella sua interezza. Come funziona? In realtà è molto più semplice di quanto si possa immaginare. Nel momento in cui io voglio fare un'animazione, devo solo preoccuparmi di spostarmi nel fotogramma che mi interessa e posizionare l'oggetto dove e come voglio e dire a Blender di ricordarselo come posizione in quel fotogramma. Quindi guardate, io adesso mi trovo nel fotogramma numero 1 e andateci con il tasto fotogramma iniziale. Sposto con la G nella visualizzazione della mia telecamera la palla quassù, perché è da qui che voglio che cominci nel primo fotogramma. Per poter far ricordare questa posizione in questo fotogramma, è molto facile nella modalità 3D View qua, quindi col mouse, qui in Object Mode, premete il tasto I sulla tastiera. Ed ecco che appare il menu per inserire un keyframe. Siccome quello che a noi interessa salvare è la posizione, è quella voce che si chiama location. Come vedete qua abbiamo molte cose, abbiamo location, rotation, scaling, che sono queste tre voci, ma abbiamo anche lock rot, che significa entrambe le prime due. Lock, rot, scale, che significa tutte e tre, lock e scale la prima e la terza, rot e scale la seconda e la terza. Lasciamo un attimo perdere le altre. Guardate, se io adesso premo location, come vedete qua è apparso in giallo, ha cambiato colore e nel fotogramma numero 1 adesso quindi è stata salvata la posizione della palla in questa posizione. Ora, se io mi sposto per esempio al fotogramma 125, quello intermedio, diciamo quello di metà, 125, e prendo la mia palla e la sposto qua giù, ora posso premere I e salvare questa nuova location. Ed ecco che ho salvato una nuova posizione per la palla. Guardate cosa succede adesso se mi sposto in qualcuno dei fotogrammi intermedi. Come vedete, la palla si sposta. Quindi, al fotogramma 1, la mia palla è quassù perché gli ho detto di ricordarselo. Al fotogramma 125 è qua giù, però tutti i fotogrammi in mezzo vengono calcolati automaticamente da Blender e notate anche che c'è una specie di accelerazione in partenza e una frenata in arrivo. Questo poi vedremo come gestirlo. Comunque fate anche caso ai colori. Adesso in tutti questi fotogrammi i valori di location sono verdi, tranne al fotogramma 125, dove all'improvviso vediamo che sono di colore giallo. Se poi mi sposto per esempio all'ultimo fotogramma e scelgo una nuova posizione per la palla quassù, all'ultimo fotogramma premo, vedete che è in arancione, premo I e scelgo location, diventa giallo se l'è salvato. Quindi adesso ho tre posizioni. Se torno all'inizio e faccio play, vedrò la mia animazione in azione. Quindi la palla arriva giù e poi torna su. Tutte le posizioni intermedie sono calcolate da Blender in maniera automatica. Siccome mi ero spostato leggermente con la visualizzazione, qua non vedevate niente. Guardate, trascino un po' verso il basso e adesso vedo apparire questi rombi che prima mancavano, semplicemente li avevo pian piano spostati verso l'alto. Quindi fate attenzione a questa piccola sottigliezza. Con questa barra, come vedete, posso scorrere e li avevo momentaneamente nascosti. Come vedete, questi sono colorati i fotogrammi in questione, cioè i tre punti principali dove ho salvato qualche informazione sull'animazione. Tra l'altro, come notate, posso selezionarli uno per uno, quando ci clicco sopra diventano arancioni e li posso quindi selezionare. Posso anche selezionarne più di uno trascinando un intero box e quindi per esempio adesso li ho selezionati tutti e tre. Guardate che succede se io clicco su questo fotogramma centrale, premo tasto destro e scelgo Delete Keyframes. Ora questo fotogramma centrale è sparito, sono rimasti il primo e l'ultimo e quindi l'animazione è completamente cambiata. La palla va dalla prima posizione all'ultima senza passare
quella posizione intermedia. Quindi, come vedete, l'esistenza di questi keyframe dà semplicemente una posizione di... alla quale arrivare in quel determinato fotogramma. Come ho potuto cancellare un fotogramma, potrei anche spostarlo. Quindi, se seleziono per esempio questo fotogramma al 250, premo G proprio come per spostare in scena qualcosa e lo sposto al fotogramma 100, quello che succede adesso è che la mia animazione è molto più veloce, perché al fotogramma 100 verrà raggiunta la posizione che io avevo deciso. Da lì in poi l'animazione si ferma, non ha altre informazioni e quindi rimane valida l'ultima che ho dato. Ora con la G rimetto questa in fondo. Se mi metto al fotogramma 125, vado in scena, premo G, sposto la palla magari qui per esempio, premo I, scelgo di nuovo location ed ecco che ho creato di nuovo un fotogramma e quindi ho variato la mia animazione che andrà prima qui e poi su. Notate un po' il percorso curvo che viene compiuto dalla palla. Questa è un'approssimazione che fa Blender come funzionamento di default. Vedremo come andare a modificarlo. Per ora non preoccupiamocene. Cerca di rendere sfumato il movimento. In qualsiasi momento io potrei inventarmi tutt'altro fotogramma. Quindi se io ho il fotogramma 100, prendo la mia palla e la sposto qua su, premo I e dico location, ecco che ho creato un fotogramma in più in questa posizione e la palla quindi andrà prima di tutto nella nuova posizione. Da quella nuova scenderà subito nell'altra e poi tornerà su. Quindi manipolando questi fotogrammi possiamo manipolare la nostra animazione. Questo fotogramma aggiuntivo che ho creato potrei anche spostarlo appena dopo quello di prima ed ecco che la mia animazione è completamente diversa. Tornerà a scendere qui, poi di colpo andrà là e poi da lì piano piano andrà nella posizione finale. Quindi voi con la G potete spaziare facilmente i fotogrammi tra di loro e spaziando i fotogrammi si determina la velocità, diciamo, del movimento. E come abbiamo detto possiamo selezionarli e possiamo o fare tasto destro come vi ho fatto vedere prima oppure anche semplicemente X, che è lo stesso tasto che usiamo normalmente per cancellare, e scegliere Delete Keyframes. Possiamo quindi in questo modo andare a regolare la posizione dell'oggetto. Guardate che succede se per esempio lo rimpicciolisco. Premo S e rimpicciolisco la mia palla. Adesso la mia palla sarà sempre piccola perché il valore di scala, che appunto potete anche verificare qui, è costante durante tutta l'animazione. Se io volessi potrei salvare anche il fattore di scala come un valore di animazione, per cui per esempio potrei nel primo fotogramma premere I di nuovo e scegliere scaling e come vedete diventano gialli e viene aggiunto anche un valore di scala e magari al fotogramma 70, così tanto per sceglierne uno completamente diverso, premo Alt S, riporto quindi la mia scala a 1, premo I e scelgo scaling e adesso ho salvato al fotogramma 70 questa informazione. Come vedete Blender la evidenzia sempre con un piccolo segnetto che in questo caso però riguarda solo la scala. Quindi quello che succede adesso alla mia animazione è che la palla mentre si sposta si ingrandisce, dopo manterrà sempre la stessa dimensione perché non ha altre informazioni e quindi non ha nessun motivo di andare a cambiare la dimensione. Potrei dargliene e potrei dire che al fotogramma 125 è un po' più piccola, premo I, scelgo scaling e come vedete viene aggiunto un valore di scaling al fotogramma 125 e quindi la palla si sposta e si ingrandisce contemporaneamente, poi torna piccola e rimane piccola. Magari qua di nuovo la scalo grandissima, premo I, scelgo scaling ed ecco quindi che comincio a mischiare tutte queste informazioni. Come vedete la palla adesso fa i vari movimenti e come al solito se non ha nessun'altra informazione l'ultimo valore rimane costante e possiamo anche appunto verificarlo facilmente guardando i valori lì sulla scena. Ora vado a cancellare l'intera animazione, quindi seleziono tutto, premo X e scelgo Delete Keyframes.
Alt S ripristino la scala, Alt G ripristino la posizione e ricreo momentaneamente un'animazione diversa. Quindi torno all'inizio, sposto la palla quassù e magari anche mi sposto nello spazio 3D e sposto la mia palla anche indietro. Vado qua in visualizzazione, adesso che l'ho spostata indietro la metto qua, premo I e adesso salvo tutto quanto, location, rotation e scale, perché so che voglio magari modificare tutto. Ecco, vedete che diventa tutto giallo contemporaneamente, è un po' più facile quindi scegliendo sempre tutto. Ora vado al fotogramma intermedio, premo Alt G per riportarla dove era, prendo la mia palla, la sposto in giù, qui. Premo I di nuovo e metto di nuovo location, rotation e scale. È un modo molto semplice, io in genere lo utilizzo sempre location, rotation e scale per salvare tutto quanto. Nella maggior parte dei casi è quello che vogliamo. G, sposto in avanti, 0, la vedo che è uscita di là. Premo I e scelgo di nuovo location, rotation e scale e ho salvato tutto. In realtà, come notate, rotation e scale non cambiano mai, non le ho mai cambiate. Comunque, ecco che ho fatto un'animazione della palla che viene verso di noi, perché l'ho fatta spostare nello spazio tridimensionale verso di noi. Posso anche appunto decidere qui di dargli una rotazione completamente diversa, per esempio questa, I, salvo la rotation qui, poi mi sposto nell'ultimo fotogramma, la ruoto ancora di più. Quindi così e così ancora, premo I, rotation, e ora vediamo se faccio play, vedrò anche la palla che gira, che quindi continua la sua rotazione. La scala in questo caso non è mai cambiata, quindi io l'ho salvata nei miei fotogrammi, ma non l'ho mai cambiata. Ammettiamo che decida che voglio che la mia palla sia più piccola. Se adesso andassi a ridimensionarla e la faccio più piccola, ovviamente se mi sposto subito torna dove era. Perché? Perché è stata salvata una certa posizione, una certa scala nell'animazione. Quindi anche se io la modifico, nel momento in cui faccio partire la mia animazione, verrà sovrascritto qualsiasi cosa io faccia da questi valori. Quindi, se io voglio davvero cambiare la dimensione della mia palla, dovrò con la I andare a salvare anche la scala. E allora da questo momento in poi l'ho salvata. Qual è il problema? Che l'ho salvata anche in questa posizione intermedia a 1. E quindi ho salvato una nuova scala qui a 0,4, ma qui è a 1 e forse potrebbe non essere quello che voglio. Ho salvato nell'animazione un'informazione di scala che adesso vorrei tirar via. Come faccio senza perdere? Perché se vi ho mostrato prima potrei premere X qui e cancellare l'intero fotogramma, ma mi perdo tutte le informazioni di posizione oltre a quelle di scala. C'è un modo, annullo. Cosa devo fare? Devo annullare solo l'animazione della scala. Il modo più facile di farlo è venire qui nelle impostazioni, in questo valore di scala. Se io faccio tasto destro, posso scegliere Clear Keyframes e cancello tutti i fotogrammi di scala. Da questo momento in poi, quindi 0,4, che era il valore di scala nel posto in cui ho fatto clear, sarà il valore di scala fisso perché non è più animato. E quindi ho potuto togliere l'animazione alla scala e quindi posso permettermi di cambiarla in qualsiasi momento e non verrà a far parte della mia animazione. Quindi ricordatevi che se avete un'animazione che volete togliere, per esempio se volessi togliere la rotazione, devo solo fare tasto destro e scegliere Clear Keyframes e come vedete cancella l'intera rotazione e rimane valido il valore dove mi trovavo, quindi in questo caso questo 36. Faccio un annulla per tornare ad avere questa rotazione per farvi vedere come in realtà si può andare ad annullare anche uno unico di questi valori.
Guardate, se io mi posiziono, per esempio, sempre nel primo fotogramma, la rotazione è salvata in questo modo. Se mi posiziono al fotogramma 125 e ruoto magari sull'asse X la palla in questo modo e premo di nuovo I rotation, ho salvato una nuova rotazione. Premo 0 per tornare qui e quindi vedo la mia palla che ruota anche sull'asse X e poi ovviamente torna normale perché c'è una rotazione salvata anche nell'ultimo fotogramma che riguarda anche l'asse X. Io vorrei magari poter cancellare solo una delle rotazioni. Posso farlo semplicemente venendo qui e facendo tasto destro sul singolo valore. Se invece di clear keyframes posso scegliere clear single keyframe. In questo modo viene cancellata tutta l'animazione della rotazione sull'asse X e la mia palla rimarrà sempre con una costante rotazione sull'asse X. Non è quello che voglio perché io volevo cancellare solo questo valore. In quel caso non è clear ma è delete. Quindi tasto destro sulla X, delete single keyframe. Quindi adesso cosa è successo? Ho cancellato il keyframe al 125 di rotazione sulle X. Rimarrà valida la rotazione sulle X stabilita dagli altri fotogrammi, che siccome era 0, rimane sempre 0. Quindi, ricapitolando, colore verde significa che il valore è animato, ma vi trovate in un fotogramma dove non è un fotogramma chiave, ma questo valore è calcolato da Blender sulla base dei fotogrammi prima e dopo. Quando vedete un valore in giallo, significa che questo valore è stato impostato in un keyframe e quindi in questo caso il valore di x è determinato da un calcolo, ma il valore di x e di y invece sono su un keyframe ben preciso e quindi questo è il valore che volevo in questa posizione. Quando faccio tasto destro, posso scegliere tra clear o delete. Delete cancella il keyframe dove mi trovo. Clear cancella tutta l'animazione di quel valore e se mi trovo appunto sulla rotation, clear keyframes o delete keyframes cancella i tre valori di rotazione, tutti e tre. Quindi li ha cancellati, in questo caso ho fatto delete, non clear, ha cancellato tutti e tre i valori di rotazione in questa posizione. Faccio un paio di annulla. Mentre se scelgo Clear Keyframes, cancella tutte e tre le animazioni, ma su tutta la timeline. Quindi Clear cancella per intero l'animazione. Delete cancella solo il keyframe dove mi trovo. Annullo di nuovo. Mentre Single Keyframe cancella solo il valore su cui ho fatto tasto destro. Quindi se faccio Clear Single Keyframe qui, ho annullato del tutto l'animazione del valore di Y, ma ho mantenuto le altre. Annullo di nuovo. Invece delete single keyframe cancella il keyframe solo qui. Notate anche il colore arancione. Il colore arancione significa che c'è un'animazione, ma il valore che è impostato qui attualmente non appartiene né a un keyframe né a un calcolo. Infatti è un valore che abbiamo che sparirà, diciamo, non appena ci spostiamo. Vedete? Adesso poi appena mi sono spostato il ritorno viene calcolato in maniera diversa. Quindi in qualsiasi momento, se per esempio ora al fotogramma 140 io prendo la G e sposto la mia palla, vedrò questi due valori in arancione. Perché? Perché sono due valori diversi da quelli previsti dell'animazione, ma su due elementi animati, per cui non appena mi sposterò, questi valori andranno persi. Queste cose spero siano chiare, non sono così facili, appunto. Adesso annullo del tutto, faccio un clear keyframes sulla rotazione e faccio anche Alt R e ripristino una rotazione nulla. Ed ecco quindi che ho solo lo spostamento. La rotazione potrei rivolerla, allora adesso la rimetto i rotation qui a 0. Magari posso anche comportarmi appunto in maniera diversa, potrei semplicemente andare in fondo al fotogramma 250, ruotare di 180 gradi
premere i rotation e adesso ho semplicemente, invece di avere anche una rotazione a metà strada che non mi serve a niente, ho un valore iniziale di rotazione, un valore finale e non mi interessa salvare un valore a metà strada perché anzi preferisco che a metà strada ci sia solo il valore di posizione. Quindi in questo modo spero di avervi chiarito le basi di quella che è un'animazione con Blender utilizzando location, rotation e scale. Ricordate che anche se stiamo usando Grease Pencil, i nostri oggetti, e quindi facendo disegni, i nostri disegni in realtà sono 3D e quindi questo movimento della palla che viene verso di noi può essere reso effettivamente come un movimento verso la telecamera e quindi apparire all'interno della mia animazione come un ingrandimento della palla, ma è un ingrandimento vero dato dall'avvicinamento alla telecamera, non è necessario che utilizzi i valori di scala per simularlo. E anzi, questo mi permette anche eventualmente di, come abbiamo visto in altri casi, di variare, faccio lock camera to view, di variare magari la posizione della mia telecamera, ma la mia animazione rimane valida, cioè il movimento della palla rimane esattamente lo stesso anche inquadrato da tutt'altra posizione. Quindi potete intuire che il movimento nello spazio in avanti e indietro dei vostri oggetti vi permette di simulare perfettamente dei veri movimenti senza doverli ottenere in maniera finta mediante l'ingrandimento e il rimpicciolimento. Adesso ripristino un po' la visuale originale della telecamera e non è troppo difficile perché anche la telecamera è un oggetto. Per cui in qualsiasi momento posso tornare nelle sue impostazioni dopo averla selezionata e so che la posizione di base della telecamera è 0 e 0 per x e y e per x e z e meno 12 come valore di y, mentre ho una rotazione di, ecco, 90 gradi sull'asse x. Questo ho ripristinato i valori originali. Con questo quindi volevo anche farvi vedere come posso utilizzare la finestrella item con location, rotation e scale per modificare i valori a mano se volessi proprio inserire dei valori manuali. Notate anche che posso continuare tranquillamente a lavorare mentre l'animazione va avanti. In Blender potete anche lasciare in play l'animazione e continuare tranquillamente a fare altre variazioni mentre vedete l'animazione che si ripete. Riprenderemo questo concetto la prossima volta, andremo avanti e vedremo altre cose relative all'animazione. Grazie mille e alla prossima!